E dopo questa notte, perfetto! Finalmente un po' di riposo, adesso si può andare in spiaggia a prendere il sole. Ehi Dani, allora sei pronto? Far cosa? Dobbiamo andare a biciclettare, dobbiamo prendere le bici. Non ce l'ho voglia, voglio un po' riposarmi adesso. Ma come? Dobbiamo andare a scoprire Cavallino Tre Porti. È stata una meravigliosa ricca di percorsi da fare in bicicletta. Dai, dai, forza, su, 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 su. Dai. Che carino questo, bellissimo. Oggi prendiamo questo. Direi di sì, dai, 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 sali. No. Che... no, scusatemi, per oggi voi avete la bicicletta muscolare. Ecco qua. Ma... Sicuro? Sicurissimo. Veramente. Ricordatevi che se avete problemi, danni meccanici, c'è l'officina mobile che intervengo a domicilio. Insomma, vabbè, insomma, niente rishow. Sì, ma ci sono tanti percorsi qui e bisogna decidere un attimo quale fare. Hai consigli da darci, Walter? Ci sono 4-5 percorsi principali. Possono essere la Via degli Orti, che si va in bicicletta fino al borgo di Lio Piccolo. Qua ci sono un sacco di scorci della Laguna Veneta. Poi c'è un altro percorso molto interessante, storico, la Via dei Forti, che allora sì, è questo percorso marrone, la Via delle Fortificazioni. La principale, che è un bel museo da visitare assolutamente, è qui vicino, è la batteria Pisani, qua vicino, 500 metri. Ed è appena stata restaurata e si può visitare, e c'è tutta la storia della Prima Guerra Mondiale e della Seconda. Ma qua vedo che si può anche andare da qui direttamente a Pellestrina, Venezia, sì, a Chioggia. Un altro percorso molto bello, si può partire, prendere il traghetto a Punta Sabbioni, fare Lido, fare tutto il percorso di Lido e andare fino a Pellestrina, mangiare qualcosa e poi tornare indietro. Poi c'è il faro, una bella passeggiata romantica fino sotto al faro. Ma ho sentito anche che qui c'è un percorso con un record, chiamiamolo così, europeo. Sì, allora, molto importante, è la Via Pordelio, è la pista ciclabile più lunga d'Europa a sbalzo. Quindi voi andate in bicicletta con una passerella di legno a sbalzo proprio sull'acqua. Molto particolare. Sì, è lunga 7 km. Grazie per averci accolto in questa fortificazione. La domanda che mi stavo facendo è: come mai si trova proprio in questa posizione così vicino al mare? Ed è l'unica o ce ne sono altre? No, Cavallino Tre Porti, questa parte di territorio, ha delle unicità particolari. Una tra queste è la presenza delle fortificazioni militari. Queste furono costruite già in epoca di dominazione napoleonica di Venezia. Successivamente in epoca austriaca, asburgica, quindi con Forte Tre Porti, e successivamente quando con il Regno d'Italia fu l'Italia a prendere mano in questo territorio, a costruire moltissime fortificazioni. Pensate che ne esistevano quasi 400 nei pochi chilometri di questo territorio, oggi ne sopravvivono circa 200. Erano fortificazioni costruite in particolare per la difesa del porto, dell'arsenale, della città di Venezia. E sono mai serviti questi forti che sono stati costruiti oppure sono stati deterrenti? Diciamo che il loro impiego bellico ci fu contro il fronte terrestre quando, dopo Caporetto, le forze austro-ungariche nella Grande Guerra accostarono Venezia.
ma il loro obiettivo naturale sarebbe stata una flotta nemica. La flotta nemica non osò mai avvicinarsi a Venezia proprio in ragione dei grossi calibri che c'erano qui dislocati su questo territorio. In particolare la batteria Amalfi, che aveva un munizionamento da 9 quintali, una singola granata pesava questo e arrivava a 20 km di gittata. Quindi... Ed oggi sono visitabili questi forti? Oggi alcuni sono stati recuperati e restaurati, come questa batteria Vettor Pisani in cui siamo qui, ma anche la batteria Amalfi, che è la più famosa batteria italiana dei suoi anni, anche quella è stata restaurata e l'obiettivo dell'amministrazione comunale è di recuperare un po' alla volta tutte queste fortificazioni. E questa batteria è passata da una funzione militare a museo oppure ha avuto altre fasi? Questa batteria è stata occupata dai militari fino a tutta la Seconda Guerra Mondiale e anche all'inizio degli anni 50. Subito dopo, verso 52-53, fu occupata da famiglie a cui il comune di Venezia, all'epoca competente per questa parte del territorio, assegnò qui degli alloggi, erano sfollati provenienti da altri territori, da zone bombardate, eccetera, e vennero qui a vivere delle famiglie. Nella fattispecie dove siamo noi qui c'erano fino a 7 famiglie negli anni 70. Una curiosità, come mai si chiama batteria? Beh, il nome batteria è di origine, deriva dall'artiglieria, significa un complesso di più opere, di più cannoni, opere di artiglieria poste assieme, cioè messe in un unico contenitore, tra virgolette, come in questo caso. Finalmente mi hai portata in una terrazza romantica a vedere una vista dall'alto, che sai che mi piacciono tanto. Ti ricordo che qui durante la prima e la seconda guerra mondiale c'erano dei cannoni pronti a sparare e difendere il territorio italiano. Forse tanto romantico non è allora. No. La signora lì è il sindaco? Ma sì che è lei! Eh sì! Buongiorno sindaco! Buongiorno! Buongiorno. Ci scusi se la stoppiamo, ma volevamo chiederle qualche informazione, visto che abbiamo l'onore di averla con noi. Benvenuti a Cavallino Tre Porti, è un grande piacere avervi ospiti qui. Grazie. Ma posso chiederle un po' di informazioni su questa pista ciclabile, perché è molto particolare, vero? Abbiamo iniziato i lavori nel 2018 e abbiamo chiuso i lavori il 5 luglio del 2022. Con 22 mesi di anticipo sul cronoprogramma e quindi con grande soddisfazione. Adesso ci sono dei cantieri ulteriori per implementare la ciclabilità. Cavallino Tre Porti quindi ha questi 7,5 km a sbalzo sulla laguna di Venezia e poi tanti altri piste ciclabili, circa 40 km, ma in realtà sono anche molti di più, quelli ufficiali, perché poi si può andare in bicicletta anche nelle stradine di campagna, quindi è un territorio che si presta molto alla ciclabilità. Ed è molto bello perché si va ad intersecare insieme la natura ma anche il cicloturismo. Sì, assolutamente, natura presidiata, rispettata, un ambiente particolarissimo, abbiamo 3 acque, l'acqua del fiume, l'acqua del mare e l'acqua della laguna di Venezia. E poi ci sono gli orti con i prodotti a chilometro zero, la ristorazione che usa questi prodotti appunto della terra e della pesca. E poi c'è la gente molto accogliente, in primavera c'è il carciofo violetto di Sant'Erasmo che si coltiva anche a Cavallino Tre Porti. Poi i pomodori, i cetrioli, le zucchine. Poi si può andare anche in spiaggia, spiaggia con sabbia finissima che degrada lentamente, con una recettività d'eccellenza, i campeggi, che sono in realtà delle strutture turistiche molto all'avanguardia, molto anche sostenibili. Il
siamo quasi arrivati a Lio Piccolo dopo aver fatto questa bellissima strada immersa nella laguna. In realtà stiamo attraversando come una sorta di piccolo arcipelago fatto da degli isolotti collegati tra di loro. Sono intervallati da valli di pesca e da orti, infatti queste sono le due principali fonti di sostentamento del piccolo borgo chiamato Lio Piccolo. Eccoci, ciao ragazzi, qui abbiamo dei cicchetti tradizionali veneziani e la sardella in saori, e il moscardino di caole, il baccalà mantecato, il lentice, accompagnati da un calice di prosecco ovviamente del Valdobbiadene. Quindi, come vuole la tradizione, questi sono i classici cicchetti che sono qualcosa che nel resto d'Italia non si trova, giusto? No, si trovano solamente a Venezia o l'Interland lagunare, ovviamente. Cicchetto è un mangiare qualcosa con un bicchiere di vino prima di andare a pranzo, a cena o godersi un tramonto lagunare. questa è la nostra tradizione. Cicchetti quindi di pesce, ma che possono essere anche di carne? Cosa vuole la tradizione? Di carne, però non moltissimo, perché ovviamente siamo un po' sposati con la laguna. Non so se mangiano moeca all'inizio stagione o a Masanetta verso la fine. Oppure adesso magari anche il granchio blu, che trova spazio anche lui nei cicchetti. Sì, abbiamo iniziato, abbiamo delle piccole reti qua dove prendiamo i granchi e poi facciamo il granchio blu. Siamo in mezzo alla laguna. Assolutamente non abbiamo scampo, siamo qua in laguna. Quindi... Però scampi ne avete? Scampi. Anche sì, abbiamo scampi dell'Adriatico. Scampi. Cosa facciamo? Beviamo un'ombra e mangiamo un cicchetto? Direi di sì, direi che sì. Inizio poi. Guarda in che posticino che ti ho portato. Sì, vabbè, posticino. Ho capito che prima siamo andati al forte, quindi volevi farmi vedere un altro reperto delle antichità, però mi sembra un po' eccessivo chiamarlo posticino. Ma guarda che fascino, questa è la Casa Rossa di Lio Piccolo, si riflette sulle acque calme della laguna. Vabbè, direi che con questa bellissima Casa Rossa di Lio Piccolo è arrivato il momento di chiudere anche questa puntata di Biciclando. E anche il nostro viaggio alla scoperta delle più belle ciclovie del Veneto in questa prima stagione volge al termine. Ma tranquilli che torneremo presto. E questa non è una promessa, è una minaccia. Continuate a seguirci nei social di 7 Gold e Telepadova e nei nostri social da Leon Travel e Dove Andare in Veneto. A prestissimo.